che abbiamo nei nostri territori è che lo sviluppo di un territorio e la vivibilità del territorio avviene esclusivamente con un adeguamento delle infrastrutture. La nostra richiesta è sicuramente quella di sbloccare i pochi finanziamenti per le opere pubbliche, come hanno fatto tutti i paesi europei, che per superare la crisi hanno investito in infrastrutture. E è quello che in questo momento non stiamo facendo in Italia. Il settore tessile e anche gli altri settori del territorio necessitano di una grande movimentazione di merci, di uomini e di persone. Per questo sono importanti gli investimenti nelle infrastrutture e soprattutto nel sistema aeroportuale, nel sistema ferroviario, nelle strade e tutto quello che riguarda il mondo delle infrastrutture, della mobilità e della logistica. Abbiamo qui alle mie spalle Autostrada 11, di cui la terza corsia è già stata definita nella conferenza di servizio di 2 anni fa e a questo punto è già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, per cui ci aspettiamo che i lavori partano quanto prima. Il cantiere principale del raddoppio della ferrovia Pistoia-Montecatini e speriamo presto che arrivi fino a Lucca. Questa parte della Toscana, che è la parte più produttiva, che collega praticamente il capoluogo con la costa, dove circa 1 milione di persone si muovono giornalmente, ha la necessità che queste opere vengano completate in maniera celere per poter permettere alle nostre aziende di competere nel contesto internazionale che, come sapete, si fa sempre più complesso. La notizia positiva che abbiamo appreso nell'ultimo periodo è che proprio il Ministero delle Infrastrutture ha dato il via libera per questa importante infrastruttura dell'aeroporto di Pereitola di Firenze. Questa è una notizia positiva in quanto dopo tanti anni di iter, di percorso, di approvazioni, abbiamo finalmente un via libera dal Ministero. Molto spesso infrastrutture fondamentali come questa dell'aeroporto hanno delle problematiche locali, quindi probabilmente nei prossimi tempi ci troveremo a confrontarsi con delle autorizzazioni locali che potrebbero diventare anche un blocco allo sviluppo. Quindi questa infrastruttura ha una necessità di sviluppo, una necessità di sicurezza anche di utilizzazione che potrebbe portare a uno sviluppo economico e anche di posti di lavoro significativo. Ricordiamo l'indagine a livello nazionale che ogni milione di passeggeri in più su un aeroporto porta di solito, di media, almeno a 1.000 dipendenti impiegati nei vari settori. Qualche numero per far capire chi siamo. 850.000 metri quadri complessivi, di cui 110.000 metri quadri destinati a piattaforma logistica, oltre 60 aziende insediate e più di 1.500 persone che giornalmente operano all'interno delle nostre aree. La nostra espansione sembrava andata acquisita, poi sono sorti dei problemi, perché sembra che ci siano possibilità di darle una destinazione diversa, ad uso commerciale. È da più di un anno che stiamo aspettando che il Ministero rilasci la valutazione di impatto ambientale, che ci consentirebbe di realizzare l'espansione sull'area di Campi Bisenzi. L'interporto della Toscana Centrale è un'infrastruttura strategica per questo territorio, perché consente di avere un'intermodalità più rispettosa dell'ambiente e più economicamente sostenibile. Le aziende hanno bisogno delle certezze, delle risposte per arrivare velocemente a delle conclusioni, se delle cose devono essere fatte, in che tempi devono essere fatti e se possono essere fatti, perché quello che oggi è il nostro problema più grosso è questo, sapere nell'immediato se una cosa la posso fare e quindi programmare anche una serie di investimenti che non vengano mai fatti dall'oggi al domani, senza dimenticarci che tutte le cose che un'azienda fa poi sono tassate, opere di urbanizzazione per fare qualsiasi cosa, quindi a questo
Questo serve poi per arricchire anche la città. Siamo dentro il parco di Pinocchio a Collodi, un unicum turistico che negli oltre 60 anni di vita ha visto visitatori per oltre 10 milioni. È un unico che però è costretto in tutti questi anni a convivere con un'industria anche fiorente che è organizzata nei dintorni e soprattutto lungo il fiume nel comune di Villa Basilica. Per servire l'industria necessariamente passano per l'abitato di Collodi oltre 200 tir al giorno, quindi la viabilità bisogna trovare una soluzione che sia in termini definitivi tale da allontanare da Collodi i 200 e passa tir che ogni giorno passano. Il problema per la nautica a Viareggio è la mancanza di infrastrutture. È difficile arrivare a Viareggio dall'autostrada, è difficile portare le barche costruite nell'entroterra a Viareggio e è difficile uscire con barche di grandi dimensioni dal porto di Viareggio. La nostra richiesta è di portare a compimento l'asse di penetrazione e di trovare una soluzione all'insabbiamento del porto di Viareggio. Dal punto di vista strategico, le infrastrutture digitali oggi sono importanti quanto quelle che noi pensiamo siano quelle tradizionali. Noi giovani crediamo che sia oggi fondamentale su questo territorio continuare a investire nell'innovazione e nelle infrastrutture, perché solo così ci permettiamo di poter fare impresa sia sul territorio ma anche essere competitivi all'interno di un contesto globale come quello di oggi. Auspichiamo che la pubblica amministrazione renda sempre più effettiva l'agenda digitale grazie anche a nuove tecnologie come il 5G e permetta di ridurre quel digital divide che c'è nei nostri territori. I benefici attesi dell'industria sono sicuramente quello di una competitività sul mercato, ma sarebbe sicuramente un beneficio anche per tutto il territorio, anche in termini di vivibilità da parte dei cittadini. È necessario quindi andare avanti con una politica che lo sostiene in un modo definitivo, senza indugi, finché ci sia un'attrattività, ci sia la giusta attrattività per gli investimenti e per i talenti. Tutto questo, il settore delle infrastrutture porta ricchezza, porta innovazione e porta lavoro, che è quello di cui abbiamo bisogno. Sono 50.000 tonnellate di rifiuti tessili, però se i nostri signori politici ci si impegnassero insieme a noi un po' di più, io penso che noi pratesi, essendo i maestri del mondo, si potrebbero ridiminuire di molto molto molto. È chiaro, non si possano eliminare questi 50.000, tutte 50.000, una parte andranno mandate a bruciare a chi è esperto nel settore. Servono impianti per lo smaltimento dei rifiuti tessili, servono delle norme snelle e agevoli e facili per la normativa sul riciclo delle fibre tessili, per confermare la tradizione e la vocazione di Prato nel riciclo dei materiali e soprattutto nella sua vocazione green. Il distretto carterio lucchese smaltisce tutti gli anni e ricicla 1.300.000 tonnellate di carta proveniente dalla raccolta differenziata. Di queste, più del 90% tornerà ad essere nuova carta attraverso gli impianti che le aziende dispongono. Abbiamo dei residui che rimangono all'interno delle nostre lavorazioni. Fondamentalmente sono plastiche eterogenee, sabbie in minor quantità, e vetro ed altri scarti. Tutto questo materiale che deriva dalla lavorazione chiaramente necessita di essere smaltito. Per smaltire questo materiale si utilizzano impianti che sono di termovalorizzazione o discariche. Le discariche sono presenti sul territorio toscano. Gli impianti di termovalorizzazione purtroppo sono solo quello di Brescia e di Terni e ovviamente tutto il sistema è abbastanza intasato. Nel nostro distretto ci sarebbe la necessità di avviare nuovi impianti che potrebbero
termovalorizzare questo materiale, visto che il potere calorifico di questo materiale è estremamente elevato. Chiediamo impianti di termovalorizzazione per smaltire questi scarti, cosa che avviene anche in tutto il resto d'Europa. Abbiamo bisogno di norme più semplici e più snelle, in particolar modo la normativa sull'end waste e la normativa sui sottoprodotti, che aiuterebbero a una maggiore collocazione di questi materiali. Altro intervento importante sarebbe quello di lavorare sugli incentivi a chi ricicla. Le aziende del settore della trasformazione del marmo sono un asset fondamentale per lo sviluppo dell'economia locale. Il problema consiste nel residuo della lavorazione in umido, che si chiama marmettola, che viene prodotta in una quantità di circa 80-100.000 tonnellate all'anno e che attualmente viene portata in discarica. Esistono già delle prassi consolidate in altre regioni, come ad esempio nella regione Lombardia, che prevede l'utilizzo della marmettola come sottoprodotto. Quello che chiediamo è che anche all'interno del nostro territorio toscano possa essere considerata la possibilità dell'utilizzo della marmettola come un sottoprodotto e quindi essere utilizzata come riempimento di siti dismessi. Bisogna iniziare a spostare il dibattito sull'economia circolare dalle tavole rotonde alla realtà delle aziende, in modo tale da poter risolvere collettivamente come sistema i problemi del territorio e i problemi delle aziende. Mi auguro che i nostri politici regionali mantengano le promesse che hanno fatto, risolvere i problemi nei limiti del possibile.